Lavoro, giovani e impresa, il fattore artigiano nell'era dell'intelligenza artificiale. È il tema al centro del convegno promosso da Confartigianato Imprese Puglia che si è tenuto in Fiera del Levante a Bari. All'evento, in occasione della 70ª giornata dell'artigianato, hanno partecipato tra gli altri Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia, e il presidente nazionale Marco Granelli. Noi con l'intelligenza artificiale vediamo una complementarietà, dove la supremazia è sempre affidata e ce l'ha sempre l'intelligenza artigiana. Quindi credo che oggi si debba sfruttare quelle che sono le potenzialità che l'intelligenza artificiale mette a disposizione, però credo che l'unicità, la personalizzazione, la qualità, la creatività che oggi mette in campo l'intelligenza artigiana sarà quella che farà sempre mettere in vetrina sul podio la nostra associazione, gli artigiani, come i veri detentori dei Made in Italy, i veri ambasciatori di questa bellezza italiana che tutto il mondo apprezza. Il tema è quello delle nuove tecnologie e della risposta delle imprese artigiane a queste nuove tecnologie. Si parla di intelligenza artigiana in questo caso. Io credo che coniugare l'intelligenza artigiana con l'intelligenza artificiale per le prossime generazioni sarà sicuramente qualcosa di vantaggioso. Però naturalmente questo deve essere, come dire, governato. I nostri artigiani, specialmente le nuove generazioni che sono già a sviluppare un certo percorso nella direzione dell'intelligenza artificiale, hanno la possibilità, prendendo ad esempio quello che è stata l'eredità dei propri genitori, dei propri nonni, a condividere e a governare l'intelligenza artificiale.